Sarà un incarico bello, perché sul tema delle donne ci mettiamo passione, ci mettiamo impegno, ci mettiamo noi stesse. È Anna Maria Maistola, presidente della consulta delle elette del Comune di Napoli. Torna ad istituirsi dopo quasi 6 anni l'organismo previsto dallo statuto che riunisce tutte le donne elette in consiglio comunale e nei consigli di municipalità con funzioni di consulenza e difesa dei diritti in tema di pari opportunità. È un altro cambio di passo che questa amministrazione dà alla città di Napoli. 5 anni e mezzo che non si riunisce, ma 5 anni e mezzo che non veniva costituita. Grazie alla Presidente Amato, alle consigliere di municipalità e alle colleghe consigliere comunali abbiamo raggiunto questo obiettivo in pochissimo tempo. Il lavoro che ci aspetta è un grande lavoro perché le discriminazioni che le donne sono costrette a subire, le violenze, le disparità, nascono da una profonda ignoranza. Quindi bisogna incidere sull'aspetto culturale, stare nelle scuole, stare accanto alle persone che non hanno ancora imparato che cosa significa parità di genere. Sono 88 le elette nella tornata elettorale del 4 ottobre scorso, tra cui la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato e le donne alla guida delle municipalità 1, 4 e 5, Giovanna Mazzone, Maria Caniglia e Clementina Cozzolino. Nella riunione di oggi, presso la Sala dei Baroni, la consulta ha eletto Anna Maria Maisto presidente e le consigliere Iris Savastano e Fiorella Saggese vicepresidenti. La partecipazione di oggi pomeriggio dà il segnale della volontà delle elette di essere presenti, di essere protagoniste, soprattutto nell'ambito, insomma, di un organismo così importante per poter approfondire i temi, del lavoro con e per le donne. Non c'è un tema che non tocca la vita, la quotidianità, la professionalità, lo studio e anche la sofferenza del femminile e delle donne. Per cui io credo che oggi, gettiamo le basi per poter rilanciare l'azione.